Angelica. Angelica, e vivi a? Porchiano del Monte, un po' fuori però. Ah, e sei nata? A Monaco. Ho capito. Allora, ascolta Angelica, qual è il paesaggio che ti appartiene di più? È una domanda per me facile da rispondere perché secondo me è il paesaggio interno, il paesaggio che è come un caleidoscopo di tutti i paesaggi che ho mai visto nella mia vita, anche dei sogni, dei libri che ho letto, di tutte le impressioni che fanno parte di quel paesaggio e che emerge con delle facce diverse, mi mostra quello che si combina con la mia emozione del momento e ne posso nutrirmi tanto perché cambia sempre e mi fa anche tanta voglia di andare avanti per scoprire ancora dei nuovi paesaggi che faranno parte di quello interno. Quindi non si può definire in un senso preciso. Ho capito. Ci sono delle immagini che ti ricordano questi paesaggi interni, esterni, caleidoscopici, eccetera? E soprattutto delle immagini di viaggi che ho fatto, per esempio in Afghanistan, della primavera lì con dei colori incredibili, con una pace, una solitudine, una intensità di persone, di sguardi, che anche dei beduini che sono venuti, che non dimenticherò mai. Sono questi viaggi soprattutto con momenti di incontri con degli sconosciuti che fanno più parte della mia memoria, una parte, diciamo, la parte più intensa magari.